Buonasera amici di Nova News 24, questa sera il grande fratello VIP, il ritorno di Marco Bellavia. Marco Bellavia fa il suo ingresso in studio acclamato dal pubblico e da Alfonso Signorini e spiega cosa gli è successo veramente. Era come se fossi ubriaco, non riuscivo a dormire, soffrivo ma ho trovato un muro, nessuno mi chiedeva cosa avessi. Queste le parole ovviamente di Marco Bellavia. Quindi diciamo che il presentatore del famoso programma Bim Bum Bam degli anni 90 ha parlato con Alfonso Signorini in studio e ha provato a spiegare cosa gli è successo in quei giorni così caldi nella casa del grande fratello VIP. Quando ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno di notte, in quella casa poi si dorme relativamente poco perché non c'è l'orologio, non capivo cosa stesse succedendo, mi mancavano dei punti di riferimento. Arrivo in questa casa senza riuscire a organizzarmi velocemente come loro, quindi mi sono ritrovato a dormire poco, ha detto l'ex concorrente durante il colloquio proprio in studio con Alfonso Signorini. Non sono stato male perché soffrivo in passato, ma perché ho accumulato lo stress. I 5 giorni di quarantena mi avevano già sfasato. Ha pensato anche che il fatto proprio di non poter dire ai miei cari che sarebbe stato al GF VIP ha aggiunto un peso ancora maggiore. Ovviamente queste le prime parole di Marco Bellavia che entra in studio in una serata, quella con Alfonso Signorini e il grande fratello VIP, davvero incredibile. Marco Bellavia infatti, oltre a parlare di quello che gli è successo in casa, ha avuto proprio un confronto diretto prima con Ginevra, poi con Giovanni Giacci e poi con Geggia. Marco ha fatto un esempio sulle sue difficoltà riscontrate al grande fratello VIP. Dal primo giorno mi sono messo a pedalare sulla bicicletta per l'acqua calda. Io lo facevo per gli altri per pedalare, ma quando dovevo fare io la doccia nessuno lo faceva per me. Allora mi sono fatto le prime domande fino alla prima nomination che mi ha spaventato, ho sempre trovato un muro con la maggior parte di loro, il muro dell'indifferenza, io soffrivo ma loro non sapevano perché e non mi chiedevano le motivazioni. Ci siamo ritrovati a parlare con le persone che non ascoltavano e non mi ascoltavo neppure io parlavo con me stesso, forse è stato quello il mio errore. Poi ci sono persone come Geggio che insistono di una ragione, voler avere una ragione, a questo punto ti ritrovi disorientato, nessuno ti aiuta. Marco ha smentito che sia stata tutta una finzione, se fosse stata una finta avrei vinto un premio Oscar. Queste le parole di Marco Bellavia, che poi ha un confronto proprio diretto sia con Ginevra, con Tommaso Giacci e con Geggia. E dal confronto proprio con Geggia esce fuori che le insinuazioni fatte proprio di Geggia, che in qualche modo Marco ci avesse provato con lei, sono solo frutto della sua fantasia. A quel punto Signorini dice: qui mi sembra proprio Marco quello più sano di tutti in quella casa. E queste le parole ovviamente di Alfonso Signorini, che sdrammatizza. Intanto Marco proprio poi smentisce categoricamente di averci provato con Gege, di aver un po' scherzato sì, ma nulla di così serio. Intanto amici di Nova News 24, diteci la vostra su questo nuovo rientro di Marco Bellavia alla casa del grande fratello VIP. La serata continua, Marco ha avuto anche un confronto con Ginevra che vedrete nel prossimo video. Intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.